È stato ufficialmente scoperto ieri mattina, domenica 2 dicembre, in Viale Cappuccini, il pannello che ricorda e celebra la protesta delle tabacchine del 1968. Durante la celebrazione, organizzata dal comune di Lanciano in collaborazione con la sezione locale dell'ANPI, I Colori dell'Iride, L'Altra Italia e la compagnia Il Piccolo Resto, è stata ricordata questa rivolta senza precedenti che vide le donne operaie lancianesi in prima linea per difendere il proprio lavoro ed in un certo senso la propria emancipazione. E 50 anni dopo resta forte e ben saldo il ricordo per una pagina della storia frentana che dopo tanto tempo commuove e rende ancora orgogliosi. Allora, per chi non mi conosce, io mi chiamo Yolanda Cardinelli e sono una vecchia tabacchina e sono qui per rappresentare tutte le tabacchine. Presenti e assenti, anziani e giovani e tutti quelli che all'epoca hanno partecipato e difeso il tabacchificio. Vorrei ringraziare a nome di tutti noi Gianna Di Donato, Eva Martelli, con le loro attrici, hanno messo in scena così bene la nostra lotta e lo sciopero per difendere il nostro posto di lavoro e i nostri diritti. Noi non avremmo mai creduto che dopo 50 anni ci sarebbe stato questo riconoscimento istituzionale che rimarrà nella storia di Lanciano. Aggiungo che c'è anche un libro dove sono raccolte le nostre storie. Ringrazio quindi l'amministrazione comunale, tutti quelli che hanno collaborato perché questo avvenisse, e viva le tabacchine!